È quasi notte alla chiesa di San Cristoforo, ma l'attività, come vedete, ferve. Sì, perché qui, come in altri luoghi della città, tra poche ore sarà tempo di Festival della Fotografia Etica, la kermesse internazionale che ha fatto di Lodi un'autentica capitale del fotoreportage impegnato. Una rassegna capace di migliorarsi di anno in anno e che, dopo aver fatto un record di presenze nel 2015 sfiorando i 10.000 visitatori, ha già stabilito un altro primato ancora prima di cominciare l'edizione del 2016. Quest'anno abbiamo fatto un grande sforzo e abbiamo portato a 4 settimane la durata del festival. Quindi la possibilità per chi partirà fin dall'inizio di aver ben 4 weekend in cui, con il mitico braccialetto, potrà vedere tutte le mostre. Anche perché le mostre sono cresciute non nella quantità delle mostre principali, ma sicuramente nelle mostre dell'off. Quest'anno abbiamo sempre le 10 sedi espositive con 18 mostre di vari autori e varie tematiche, ma ben oltre 40 mostre che sono presenti nei bar, nei ristoranti, nei luoghi tradizionali di Lodi e che sicuramente vale la pena fare una visita. Quindi con il braccialetto sarà possibile visitare tutte queste mostre. Insomma, Alberto, l'abbiamo già detto e l'hai sottolineato, sarà un festival all'insegna della grandissima qualità, con fotografi emergenti, grandi firme della fotografia. Un'altra delle novità sarà la possibilità della doppia visita, proprio per ottimizzare la presenza di questi grandissimi fotografi in città. L'anno scorso il tema conduttore era stato il cibo, anche per omaggiare Expo. Quest'anno su cosa sarà centrato il focus del Festival della Fotografia Etica? Quest'anno lo centriamo nello spazio tematico, lo spazio presente nella chiesa di San Cristoforo, con le vite degli altri. Quando le culture, i luoghi, i posti dove passi la tua vita rendono quella vita molto molto particolare, e in effetti si passerà dalla Siberia, una vita dedicata alle miniere dove le temperature raggiungono l'inverno meno 40 gradi, ad aspetti culturali estremi molto ancora esistenti, come il Ku Klux Klan in America, o vite come i nativi americani molto difficili provate dall'alcol e dalla povertà. Infine, l'ultimo dei 4 lavori che completa sarà un lavoro invece molto attuale, le banlieue parigine, dove delle sottoculture, delle culture particolari portano poi a degli estremismi. Ecco, il fotografo ha analizzato anche questi aspetti. Senti, prima hai citato il mitico braccialetto. Spieghiamo ai nostri spettatori e a chi verrà a Lodi come dotarsi dello strumento per godersi queste 4 settimane di grandissima fotografia. Hai detto giusto, il mitico braccialetto arancione della fotografia, l'all inclusive, invece di mangiare per un mese, mangerai cultura per un mese. Si può acquistare presso il Broletto, presso l'ufficio dell'URP, tutti i sabati e le domeniche del festival, che lo ricordiamo dall'8 al 30 di ottobre, e permette di assistere a tutti gli incontri, visitare tutte le mostre per tutti i giorni che si vuole. Il prezzo del braccialetto e del biglietto in questo caso è di 12 euro e poi ci sono varie tipologie di sconti e via dicendo. Non resta che augurarci buon festival a tutti. Assolutamente sì. Il mondo della fotografia, il mondo, vi aspetta dall'8 al 30 ottobre al Festival della Fotografia Etica di Lodi. Grazie. Grazie a voi.